Il momento di questa sera è proprio un momento in cui non vogliamo spiegare il meeting del prossimo anno, ma vogliamo farne un'anteprima, come abbiamo detto. Grazie a tre amici, e siamo onorati di poter chiamare amici Monsignor Tommasi, il Presidente Violante e la nostra amica Tosca, che essendo una cantante arriverà. Forse sei qua, non ci posso credere, non ti avevo visto, sei appena arrivato. Presidente Violante, Monsignor Tommasi, Tosca. Dicevo, tre grandi amici questa sera, tre grandi personaggi che siamo onorati di poter chiamare amici, che ci introdurranno, ci porteranno dentro il titolo di quest'anno. Tu sei un bene per me. È un titolo che è un'affermazione, non è tu sei un bene per me, no, no. Tu sei un bene per me. È un'affermazione, ma non è un'affermazione violenta, è un'affermazione che apre come un orizzonte di certezza, tutto da scoprire e tutto da sperimentare. È un'affermazione semplice quanto drammaticamente attuale. Pensate che cosa vuol dire per ognuno di noi, alzandosi al mattino e arrivando a sera, di fronte a ogni persona che incontra, ma non parlo della persona di colore che si incontra al semaforo, anche, ma parlo di tutti, dalla persona con cui si vive, al figlio, al collega. Tu sei un bene per me. Quale orizzonte di certezza, ma anche di esperienza, tutto questo apre. Ognuno dei nostri tre ospiti questa sera rappresenterà un frammento di questo meeting. Un frammento non vuol dire un pezzetto piccolo, c'è qualcuno che ha detto che nel frammento c'è il tutto. Ecco, probabilmente anche questa sera nei tre frammenti che presenteremo c'è la presunzione che ci sia il tutto del meeting. A Tosca chiediamo di essere per noi la voce della bellezza, della poesia, dell'arte, della musica. A Luciano Violante chiediamo di interpretare il grande progetto dedicato ai 70 anni della storia repubblicana, che sarà presente nel meeting, e Monsignor Tommasi infine ci accompagnerà all'interno di questa drammatica storia dell'immigrazione. Dico storia perché è una vicenda complessa che al meeting vorremmo in qualche modo cominciare a raccontare. Solo una parola ancora per introdurre Tosca, perché appartiene proprio alla tradizione del meeting affidare la comunicazione dei contenuti sicuramente alle parole, ma molto anche alla energia suggestiva della bellezza, perché l'esperienza della bellezza è un'occasione per intuire una positività possibile della vita. La bellezza, provate a pensare, quando si incontra una cosa bella, non è che si dimentica il brutto della propria circostanza, ma quando si incontra una cosa bella si tira su uno sguardo, è come se quella bellezza allargasse il cuore. Il grande poeta Norvig diceva che la bellezza suscita ammirazione, che poi porta al lavoro, e il lavoro è per resuscitare, quindi la bellezza fa risuscitare. E questo è il motivo per cui siamo particolarmente grati a Tosca questa sera, perché ci porta questa bellezza. Grazie Tosca di essere qui. Tosca non ha bisogno di presentazioni, cantante, attrice, una delle voci più espressive della canzone italiana. È impossibile descriverne la carriera, quindi non ci provo neanche. Le collaborazioni, palcoscenici calcati. Una sola battuta. Come forse è noto, c'è un progetto in particolare che Tosca ha curato in questi ultimi anni, Il suono della voce, che lei stessa ha definito un omaggio alla canzone, un inno all'accoglienza, un viaggio nelle note e nel canto, dentro e fuori l'Italia. Ecco, io credo che in tutto questo ci sia qualcosa di speciale, che lega anche questo suo progetto al nostro meeting. Quindi Tosca, grazie e a te.
passo come di stazione in stazione nel treno del mio corpo, del mio destino. E ciò che vedo ogni momento è ciò che non avevo mai visto prima. E so accorgermene molto bene. So avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se nel nascere si accorgesse che è nato davvero. Mi sento nascere ad ogni momento per l'eterna novità del mondo. C'è una musica del popolo. Ascoltandola io sono chi vorrei essere. Una semplice melodia, ma è così consolatrice. E in qualche modo canto. Credo che Tosca ci farà un altro regalo alla fine di questa serata. Credo che, come dire, quello che dicevamo prima sulla musica e sulla bellezza sia vero. Apre il cuore. E credo che questo possa continuare, come dire, possiamo continuare a sperimentare questa capacità di accoglienza, di curiosità, andando ancora ulteriormente ad addentrarci nei due temi che questa sera vogliamo sottolineare. Il nostro secondo ospite, che è Luciano Violante, che abbiamo fatto attendere. Ciao, grazie. Tu sei lì, in quello rosso, mi hanno detto, giusto? Di Violante credo che sia noto tutto, c'è poco da... Noto tutto, docente universitario, magistrato, parlamentare, presidente della Camera, uno di quegli uomini che veramente, mi permetterei di dire, hanno fatto la storia del nostro paese. E l'hanno fatta non per il potere che hanno avuto, cioè hanno avuto anche il potere naturalmente, non, ma non, la storia non l'hanno fatta per questo, la storia l'hanno fatta per quella limpidezza di ideali mai spenti, ma mai diventati ideologia, sempre aperti al confronto con la realtà. E credo che questa grande libertà intellettuale che abbiamo conosciuto in lui, questa grande curiosità sua, questa grande apertura, sia proprio ciò a cui dobbiamo l'amicizia che ci lega a Violante, di cui siamo assolutamente grati e onorati, ancor di più vorrei dire quest'anno, perché proprio dal dialogo con lui alla fine del meeting scorso
è nata l'idea di questo progetto sui 70 anni della storia repubblicana. Un dialogo in cui emergeva proprio come bisogno, l'esigenza di raccontare ciò che non si sa. Ecco, ti vorrei chiedere perché questa intuizione che ha acceso l'idea di rispondere a questo bisogno di memoria, e che valore ha il riproporre questa memoria, soprattutto per i giovani, la memoria di questi nostri grandi 70 anni? Ma io credo che bisogna innanzitutto cercare di spiegare cosa vuol dire Repubblica, perché la Repubblica si contrappone alla res privata, cioè la cosa privata e la cosa pubblica. E c'è una bellissima espressione romana dell'antico latino che è potiri rerum, che impadronisce del supremo potere, impadronisce delle cose. E quindi la cosa pubblica è distinta dalla cosa privata, e noi in Italia abbiamo inventato la Repubblica come forma di governo, la Repubblica Romana, poi dopo molto tempo Repubblica Marinare, ricorderete, questa forma di governo legata alla distinzione tra pubblico e privato. Non c'è confusione tra pubblico e non ci deve essere confusione. La Repubblica chiede adempimento dei doveri, chiede una visione generale, separazione degli interessi privati, è una forma di governo antichissima e moderna. Secondo concetto, dunque molti pensano che la Repubblica dipenda dalla Costituzione, invece è il contrario. Prima si è votato per la Repubblica e insieme contemporaneamente si è votato per l'Assemblea Costituente, e la Costituzione è quella che è perché gli italiani decisero per la Repubblica. Se avessero deciso per la monarchia sarebbe stata diversa. Quindi la Costituzione nasce dalla Repubblica. Ecco, abbiamo pensato, discutendo appunto con un po' di amici, di ricostruire questo percorso, perché sai, le commemorazioni, cerimonie, anniversari sono delle trappole micidiali. Perché io ricordo quando c'era un mio vecchio zio che mi, non so, non mi ricordo più che giorno, celebrava la battaglia della Baisizza, lui aveva partecipato alla guerra mondiale, con altre gente, insomma, due ragazzi dobbiamo sentire ogni anno. Perché questo? Perché bisogna avere la forza, un po' l'intelligenza, anche l'umiltà, di trovare le radici e tirare fuori le radici, cioè andare fuori dal ricordo puramente retorico, non andare alle cose di fondo. Ecco, che cosa caratterizza la nostra Repubblica? Ne parlavamo ancora stamattina con un gruppo di amici. Ci siamo incontrati, ci siamo divisi, ci siamo incontrati di nuovo, poi ci siamo separati, poi questo continuo a incontrarsi, a distinguersi, a separarsi, a rompersi, però con una spinta che va sempre verso l'incontrarsi. Questa è un po' una delle chiavi che abbiamo scelto, non per il nostro... Ed è una chiave che consente di vedere insieme in questi 70 anni, con tutte quante le contraddizioni, le cadute, come dire, i momenti di forte dignità che abbiamo attraversato. E quindi abbiamo pensato, attraverso questa chiave, di ricostruire questi 70 anni. Non è semplice, certamente, però si connette strettamente a quello che è il tema di fondo, no? Dell'altro. L'altro che si incontra e da quella volta ci si divide, con quella volta ci si scontra e poi dopo si cerca di superare e avanti. Ci saranno quattro luoghi nei quali si racconta nel modo, speriamo giusto, la vita di questa Repubblica, che non è vita soltanto dai grandi personaggi, è vita del popolo. Stamattina ricordavamo quel pezzo di Brecht che dice che costruisce le cattedrali. Sono quelli che mettono i mattoni uno sull'altro, e vogliamo dare uno spazio anche a quelli che hanno messo un mattone sull'altro nella storia della nostra Repubblica, non solo quelli che poi alla fine sono andati a tagliare il nastro, ecco. E quindi mettere insieme i grandi testimoni, i grandi personaggi che hanno sintetizzato e lanciato un'idea dell'Italia, e quelli che poi il popolo, i cittadini che hanno costruito, mettere insieme i due profili non è semplicissimo, eccetera. Così come dicevamo adesso, ricordare anche i lutti della Repubblica, ma non soltanto attraverso le personalità significative che tutti ricordiamo. Io anche perché, insomma, ho passato molti decenni con le scorte, e i ragazzi e le ragazze delle scorte mi hanno ricordato che un paese civile non ha morti di serie A e morti di serie B. Ecco, abbiamo pensato, come dire, di mettere insieme anche queste cose. Una storia dei grandi soggetti, una storia del popolo messa insieme, e anche
ricordare in queste vicende le voci importanti che ci sono state e che hanno dato un senso al nostro essere italiani. Ecco, questo è un po' il punto che abbiamo cercato di ricordare, speriamo di riuscirci poi. Ma insomma, dalla buona volontà c'è. Mi pare che trovare un rapporto tra tu sei un bene per me, incontrarsi, dividersi, rincontrarsi e così via, mettere insieme il popolo e i grandi testimoni sia un modo per far capire ai ragazzi che non stiamo celebrando l'anniversario del Torico, ma stiamo parlando di loro. Posso chiederti un'ultimissima cosa, piccolissima? Come tu delineavi, c'è questo tema dell'incontro. Il titolo del progetto, che è il titolo della mostra, è l'incontro con l'altro, il genio della Repubblica. C'è anche uno spunto di giudizio sul presente quando si dice che il genio della Repubblica è stato questa capacità di incontro con l'altro? È sempre difficile parlare del presente, perché il presente è, come dire, immediatamente traduzioni immediate. Quando parliamo di genio della Repubblica, credo che parliamo del genio, di grande intelligenza della Repubblica e anche l'intelligenza del popolo italiano, le due intelligenze che sono incrociate, eccetera. Io penso che nei momenti difficili, e questo certamente è un momento difficile, momenti facili non mi ricordo francamente, però pensandoci bene, insomma, più o meno difficili i momenti facili. Ecco, i momenti difficili soccorre proprio l'idea di tenere insieme società e politica, società e Stato, società e pubblico. E il genio della Repubblica, quando si è manifestato, si è manifestato in questa grande capacità di tenere insieme. Quelli che costruirono, perché poi il voto sulla Repubblica non fu un voto unitario, l'unità si è fatta dopo, perché la Repubblica prevalse per pochi milioni di voti. E dopo le classi dirigenti che vennero da quella scelta poi costruirono faticosamente l'unità del paese, immettendo all'interno della vita pubblica masse che erano state sempre fatte fuori. Perché il dato di fondo importante che bisogna spiegare ai ragazzi è che in quel 2 giugno del 1946, per la prima volta nella sua storia, il popolo italiano decise qualcosa di importante. Non era mai stato chiamato a decidere, è sempre stato portato a combattere, dividersi, eccetera. Lì per la prima volta decide, e questa è una grandissima cosa. E per la prima volta le donne sono elette, non è il diritto di elettorato attivo, perché quello avevano già qualche mese prima, è il diritto di essere elette e partecipano alla costruzione della Costituzione. E in quell'assemblea ci furono i poveri, i ricchi, quelli del nord, quelli del sud, le donne, gli uomini, ci fu un pezzo d'Italia, insomma, che partecipò. E credo che questo sia importante ricordare, insomma, quello è il momento in cui per la prima volta il popolo decide e decide del suo futuro. Se poi dovessi dire se c'è un riferimento attuale, può darsi che ci sia, ma insomma puoi scendere troppo nella contemporaneità. E comunque io credo che quello che dobbiamo cercare di far capire che la parte più sola del popolo ha bisogno di qualcuno che la organizzi, che la tenga insieme, che gli dia un progetto di futuro. Non solo attraverso dichiarazioni, ma attraverso un lavoro con loro. Ecco. Questo credo che sia, e questo vuol dire Repubblica, vuol dire anche bisogna rimettere di nuovo nella politica, nella vita pubblica, soggetti che si sono, per povertà, per miseria, per dolore, per solitudine, che sono progressivamente estraniati. Ed è un processo che spetta alle classi dirigenti di oggi fare. Anche insieme a te cogliamo l'occasione di questo tema dei 70 anni per dare la notizia molto bella per noi che questo 37esimo meeting verrà inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che abbiamo invitato proprio in questo contesto dei 70 anni e a cui siamo estremamente grati di avere accettato di venire a inaugurare il meeting. E ora siamo al nostro terzo ospite Monsignor Tomasi, grande Monsignor Tomasi, abbiamo fatto un aspetto.
fare. Lei va sempre lì perché l'ospite va dove c'è quello viola. Mi hanno insegnato. Aiuto? Ok, perfetto. Monsignor Tomasi è, credo, altrettanto conosciuto, ha girato il mondo come nunzio apostolico, proprio il mondo, eh. È stato fino a pochi mesi fa inviato permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite a Ginevra e contava, credo, di essere tornato a casa un po' a riposare, ma appena arrivato a casa è stato rimesso al lavoro, nominato membro del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ancora una volta a servizio della Chiesa per come la Chiesa serve l'uomo. Così interpreterei questa sua presenza nel Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Tutti questi anni in cui Monsignor Tomasi ci ha onorato della sua amicizia, abbiamo conosciuto tante cose belle di lui, la sua grande esperienza, conoscenza del mondo che ha condiviso con noi, la capacità di guardare in faccia i problemi, perché il mondo, gli uomini, i drammi che ci sono in giro non chiedono solo un buonismo un po' piagnucoloso. E noi da lui abbiamo imparato cosa vuol dire guardare i problemi senza buonismi, senza sconti per nessuno, però sempre con un'ultima e coraggiosa speranza. E quest'anno lo abbiamo coinvolto sul tema dell'immigrazione. Direi che il tema, dicendo immigrazione, credo che si capisca bene che cosa voglia dire, che non basta il buonismo, che non basta il moralismo, che però non si può non attendersi una speranza. Lo abbiamo coinvolto su questo, il meeting dedica al tema dell'immigrazione una mostra, una tavola rotonda, tante testimonianze, e io questa sera vorrei chiedere a Monsignor Tomasi, ma questo fenomeno delle immigrazioni pone delle grandi sfide, delle grandi provocazioni, quali sono? Anzitutto direi che le masse di nuovi arrivi da parte dell'Africa o del Medio Oriente ci obbligano a guardare in faccia queste persone e capire perché si muovono. Non sono dei turisti, vengono perché non hanno altra alternativa. E la prima sfida, direi, è di capire le ragioni del loro movimento forzato. Poi, quando arrivano, dobbiamo farci un'altra domanda, e questa forse è ancora più difficile: che facciamo con loro? Quale tipo di società vogliamo costruire? Quale tipo di futuro? Le migrazioni, che siano forzate come i rifugiati, i richiedenti asilo che arrivano dalla Siria o dall'Afghanistan, oppure gli emigrati che scappano perché il Sahel, a causa dei cambiamenti climatici, non li può più mantenere e se no muoiono di fame. Quelli che arrivano da noi ci pongono il problema di quale futuro possono contribuire assieme a noi a costruire. Questa è una sfida estremamente importante, perché queste migrazioni, questi movimenti di popolazione hanno la capacità di trasformare le società in cui arrivano. L'esperienza della storia: abbiamo avuto grandi movimenti di popoli in passato, ma hanno cambiato la realtà. Quindi la chiave è di come gestire questo cambiamento. Se noi pensiamo che l'altro, il tu con cui veniamo in contatto, è un bene, allora è un'opportunità per estendere fiducia all'altro per poter costruire qualcosa assieme. Se invece l'altro diventa il tu, diventa paura, la paura è una cattiva consigliera che non ci aiuta né a creare una linea politica coerente e neppure a stabilire delle relazioni umane che possano essere positive per tutti. Quindi le sfide che queste migrazioni ci portano ci obbligano a andare al di là degli stereotipi, di andare al di là anche delle facili definizioni dei titoli grossi dei giornali, e
capire le persone umane, le tragedie e le aspirazioni che ci sono in questa realtà. Che cosa deve cambiare in noi e diciamo anche nelle istituzioni? C'è qualcosa che deve cambiare? C'è qualcosa che si può fare e che non si sta facendo? La prima cosa penso che deve cambiare è di non aver paura. La paura, come dicevo, è cattiva consigliera, e interpretare questi nuovi fenomeni di movimenti di popolazione come se fossero una grande novità e che quindi sono un'invasione che viene a distruggere la nostra identità, mi pare sbagliato. Abbiamo tutta un'esperienza storica, ci sono paesi in Italia che ancora portano i nomi dei Longobardi, delle antiche popolazioni che sono entrate nella penisola. C'è stata la capacità di amalgamare queste persone in una unità nazionale che ha prodotto una cultura che è invidiata da tutti, la capacità di creare delle cose nuove con l'apporto di queste persone. Quindi cambiare dalla paura alla fiducia nel futuro. Una seconda cosa da cambiare, secondo me, è che nell'affrontare politicamente il problema dell'emigrazione dobbiamo essere coerenti. Non possiamo lamentarci troppo delle conseguenze della destabilizzazione di alcuni paesi creati, fatta dalle politiche, dalle politiche occidentali. E poi non vogliamo essere logici nell'accettare le conseguenze di queste decisioni. Quindi per rimediare i problemi dobbiamo andare alla radice, e la radice è che 80% delle risorse umanitarie che la comunità internazionale dà sono usate per rispondere alle vittime dei conflitti che sono creati da scelte politiche. Quindi dobbiamo cercare di trovare una maniera nuova di risolvere questi problemi. E il primo punto è di creare una mentalità nuova politica che guardi alla realtà in maniera coerente. Non possiamo, per esempio, investire 1.700 milioni di miliardi in armi e poi lamentarci che i conflitti si moltiplicano e creano un flusso enorme di rifugiati e di richiedenti asilo. Quindi, discutendo e trattando questo tema complesso, difficile, emotivo, che provoca emozioni forti della presenza e dell'arrivo di ondate successive di richiedenti asilo e di immigrati, dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di affrontare il problema nelle sue vere radici. Grazie. Al meeting. Andremo sia attraverso la vostra, sia attraverso l'incontro cui parteciperanno il signor Tomasiati, cercheremo di andare a vedere concretamente queste cose di cui Monsignor Tomasi ci parlava adesso. Perché questo tema delle storie, degli uomini e dei popoli, delle culture, dei linguaggi, di chi vive sotto questo cielo e su questa terra, con tutte le diversità che ci sono, questo è quello che ci interessa sempre di più conoscere, e questa è la realtà che ci interessa sempre di più abbracciare. E per questo ci avviamo verso la conclusione, e per questo che lo spettacolo inaugurale del meeting
sarà proprio dedicato a queste storie di uomini e di popoli attraverso la musica. E saranno tre grandi interpreti internazionali: Tosca, che questa sera abbiamo ascoltato e che adesso ci saluterà musicalmente, Tania Cassis, cantante libanese che forse tanti ricordano come l'interprete della bellissima Ave Maria islamico-cristiana, e Mirna Cassis, la consonanza dei cognomi puramente casuale, che è una delle voci più belle della musica siriana, anche lei profuga, qua perché profuga dal suo paese a cui lei oggi dà voce attraverso la musica. La Tosca mi diceva prima delle cose bellissime su questo spettacolo inaugurale che le chiederei se vuole di ridirci. È uno spettacolo che a cui è affidata l'energia Massimo Venturiello ed è un viaggio attraverso appunto varie etnie, varie culture, con l'intento di unire queste etnie. Quindi la partecipazione di Tania e di Mirna sarà un tutt'uno, come una unica lunga canzone, è proprio a significare l'unione di quanto la musica possa far tanto. Grazie. Tosca, con cosa ci saluti e con cosa ci salutiamo? Questa è una canzone che io amo molto, è molto particolare perché è una canzone in Yiddish ed è una canzone che viene fatta dei primi del Novecento, viene fatta nei matrimoni Yiddish ed è particolarissima, piena di vita, piena di cambi di ritmo. D'altronde era un popolo che viaggiava continuamente, per cui si contaminava in ogni posto dove andava, prendeva qualcosa dal luogo dove risiedeva. E quindi questa si intitola Rumenia, ed è una canzone della Transilvania. Grazie. Rumania, che venamo la landa zia.
posto a Rimini per l'inizio del meeting, per l'incontro inaugurale con il presidente Mattarella, per il concerto inaugurale con Tosca, Tania e Mirna. Grazie della vostra partecipazione.